Signori, buon pomeriggio, siamo qua da Pianello per commentare la sconfitta del Piccardo contro la squadra del Nibbiano, una sconfitta che si può dire tranquillamente meritata, determinata secondo me dal fatto che su questo campo noi non riuscivamo assolutamente a sviluppare il nostro gioco e abbiamo subito, diciamo, la loro fisicità in certe situazioni. Sì, tutte cose vere, insomma, partita ancora a commentare un'altra sconfitta, come hai detto tu, meritata. Eravamo partiti bene, avevamo creato anche delle situazioni pericolose, avevamo fatto un ottimo parato al loro portiere. Poi dopo la partita è andata su quei binari, come dicevi tu, essendo piccolissimo il campo, anche il terreno un po' sconnesso, con tanti lanci, loro hanno dei giocatori più fisici dei nostri, ci hanno messo un po' in difficoltà, ma comunque sempre su situazioni da fermi, pericoli più grossi che avevano creato loro. Quindi il primo tempo secondo me è stato un buon primo tempo, poi nel secondo tempo c'è stata un po' di stasi e finché loro sono riusciti su un altro corner a fare il gol, dopo abbiamo fatto gli ultimi 15-20 minuti di arrembaggio finale facendoli bene, con il cuore, con la volontà, con la grinta, abbiamo fatto un gol annullato all'ultimo secondo, un'altra incredibile parata del loro portiere sotto linea, quindi è chiaro che sembra sempre di volersi giustificare, però insomma, penso che i ragazzi abbiano messo tutto quello che hanno e che in questo momento non ci giri proprio al 100% la fortuna. Speriamo che, mettendoci anche qualcosa in più noi, possa girare già da domenica prossima. Ecco, diciamo che comunque, appunto, al di là del risultato, quello che viene continua a venire fuori è che insomma, i ragazzi comunque ci mettono sempre il cuore e fino alla fine ci credono nel tentativo, insomma, di uscire da questo impasse altalenante di risultati buoni e risultati un po' meno buoni. Sì, essendo una situazione di classifica che non essendoci play è chiaro che il secondo posto ormai non riesce più a raggiungerlo, diventa difficile, però i ragazzi hanno capito che qui alla Piccardo fino all'ultima partita bisogna dare il 100%, quindi loro stanno facendo. Poi abbiamo anche una serie di assenze importanti e non ci sta girando bene. Il mix di queste cose ha fatto sì che anche oggi si perdesse, però insomma dobbiamo stare su di morale, ci sono 6 partite alla fine, dobbiamo cercare di fare più punti possibili, di cercare almeno di raggiungere insomma quello che si era stabilito un po' all'inizio dell'anno, di cercare di stare nei primi 6-7 posti. Benissimo. Per Piccardo TV è tutto, ringraziamo ancora mister Dalla, stai forza. Piccardo.